Martino Ragusa, direttore artistico del Ribarella Days. Perché questo grande evento e come si sviluppa? L'evento è soprattutto per festeggiare la DOP di questo prodotto dell'arancia di Ribera, dopo 11 anni di pene e di lavoro intenso. Finalmente lo scorso febbraio l'arancia di Ribera ha avuto la DOP ed è l'unico agrume al mondo ad essere insignito dal titolo DOP. È chiaro, si doveva festeggiare, ed è quello che stiamo facendo, con convegni, con animazione, quindi ci sono degli aspetti più seri. L'arancia sarà studiata a 360 gradi, quindi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista dolciario, oltre che poi ci saranno anche momenti di svago come la tombola dell'arancia che presenterà il mio amico Patrizio Roversi, ci saranno dei concerti la sera. Poi ci saranno ancora mostre, una mostra pomologica molto interessante e tanto, tanto, tanto altro, artisti di strada, insomma, una festona che durerà 3 giorni, il 1º maggio poi in particolare, e ci tengo a dire questo perché vorremmo che venisse in tanti, ci sarà una grande grigliata, quindi la scampagnata sarà importata nel centro di Ribera, dove si farà una grande grigliata tradizionale con un menù tipico riberese della scampagnata del 1º maggio. Anche le strade di Ribera saranno infiorate con i fiori di maggio e i papaveri, cosa che viene fatta tutti gli anni qui a Ribera per il 1º maggio, e quest'anno sarà fatto in maniera più intensa. Quindi l'arancia di Ribera anche per promuovere il turismo nel territorio. Ma senz'altro, l'arancia è un meraviglioso volano del territorio. Ribera ha bisogno ha un territorio che è una grazia di Dio per il mare, per la campagna, per la gastronomia, che finora è rimasto un po' indietro. E questo può essere non del tutto una sfortuna, perché si è conservata, diciamo, un po' vergine, quindi non si è mai prestata al turismo di massa. Questo è un posto per turisti intenditori, però è ora anche che i turisti intenditori la conoscano e che vengano, perché questo territorio merita una promozione turistica, e l'arancia può essere, come dicevo prima, un volano spettacolare.